Amici amici di Rossini TV, terza giornata della Regione Marche al TTG di Rimini. Ci siamo anche noi per ascoltare e riportare a voi commenti, riflessioni, approfondimenti su questo importantissimo evento turistico. Un investimento importante è quello del nostro stand, non solo dal punto di vista delle dimensioni in un posto centrale di questa fiera dedicata al turismo molto partecipata, ma anche da un punto di vista qualitativo con l'offerta delle Marche. Perché anche l'assessore alle infrastrutture al TTG di Rimini? Perché stiamo lavorando con le nostre infrastrutture, perché le infrastrutture siano al servizio del turismo e del turismo esperienziale. Investimento nell'aeroporto di Ancona, i voli di continuità e finalmente da questo aeroporto si vola verso l'Italia e verso il resto d'Europa. Gli investimenti nei porti, iniziando da quello di Ancona, ma percorrendo tutta la costa, i nostri porti da Pesaro fino a San Benedetto del Tronto. Investimenti in infrastrutture ferroviarie, il treno Ancona-Fabriano, Fabriano-Sassoferrato-Pergola per un turismo esperienziale che colleghi la nostra costa all'entroterra. Qui sta il segreto di una regione ancora tutta da scoprire, che non ha nulla da invidiare ad altre regioni che turisticamente nel passato ci hanno surclassato. Oggi è il momento delle Marche, del cambio di passo delle Marche che stiamo garantendo con il presidente Acquaroli, che tra l'altro ha trattenuto con sé la delega al turismo, e con l'ATIM, l'Agenzia del Turismo e dell'Internazionalizzazione delle Marche. I risultati stanno arrivando per una regione che sarà ai vertici dell'incremento turistico anche nei prossimi anni. È importante essere presenti in un'occasione del genere, sono tre giorni molto importanti dove molte persone vengono a chiedere cosa sarà il prossimo anno il turismo nelle Marche e a Pesaro. Quindi ci piace essere qua, siamo molto contenti, ringraziamo la Regione Marche, quest'anno ha fatto uno stand veramente bello, con un bel investimento, forse qualcosina in più su Pesaro 24 potevano osare. Comunque siamo soddisfatti e abbiamo un buon feedback dall'iniziativa. Noi siamo un tour operator, Sogno SRL di Pesaro, e ormai siamo nel mercato da più di 25 anni, soprattutto nel mercato anche dell'est e dell'est Europa, ma anche molto con gli italiani lavoriamo. È una presenza ormai, diciamo, di tutti gli anni, perché sono quelle fiere a cui non si può mancare. E per di più, ecco, noi veniamo da Pesaro, per cui è un incontro importante, non soltanto poi per vedere i nostri partner soliti con cui collaboriamo sempre, ma poi per trovarne anche altri ovviamente tramite le agende, e anche poi rivederci fra di noi, quindi è sempre un piacere. Quest'anno sinceramente è stata una bella fiera, sia per lo stand molto più grande, molto più ben organizzato, e anche per gli incontri, perché comunque portano sempre comunque delle cose positive, degli sviluppi importanti. Non potevamo mancare, sia come Regione Marche ma anche come Gradara, questo appuntamento così importante e così vicino a casa. Siamo qua per presentare due iniziative, una in singolo, diciamo, come comune di Gradara, rientra nel bando Burg in linea B, il progetto di rifunzionalizzazione del centro storico che abbiamo vinto, finanziato dal Ministero della Cultura, e il tema è la musica antica. A Gradara dal prossimo anno partirà una scuola, un centro di musica antica, nel quale sarà possibile imparare gli strumenti, costruirli e anche fare corsi di formazione sia sulla liuteria storica ma anche su tutto il mondo che ruota attorno a questa fantastica, diciamo, arte della musica antica, che a conto del 4 del 500 era così, diciamo, impermeata di filosofia, di scienza, di tante altre conoscenze ad esse collegate. Senza dimenticare però anche le scuole, infatti produrremo delle offerte didattiche per corsi di avvicinamento propedeutico alla musica antica per bambini. Secondo appuntamento assieme al Comune di Gabicemare e il Parco San Bartolo per presentare la nostra iniziativa a nome di tutti e due i comuni con l'ente parco, rientrante nel progetto 50x50 promosso dal Comune di Pesaro in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Sicuramente un fantastico progetto per la nostra città, fanno città di Vitruvio, quindi la possibilità di viverci, di vivere le nostre bellezze, di visitarci in modo aperto, in modo piacevole, e lo faremo mettendo in campo diversi strumenti, strumentazione digitale con un'app che abbiamo presentato ormai da un anno, ma che presenterà dei contenuti multimediali che daranno la possibilità ai visitatori di conoscere
bene, meglio la città di Fano. Lo faremo presentando una visit card che darà la possibilità a tutti i visitatori in arrivo nella città di avere delle visite guidate gratuite, di avere accesso ai musei, monumenti gratuiti, insomma di percepire le suggestioni forti che la città di Fano sa raccontare.